Allora possiamo iniziare. Procedo all'appello. Procediamo con l'appello. Di Sabato Vincenzo. Presente. Di Pietro Giuseppe. Presente. Caputo Lucia. Presente. Comino Giuseppe Dino. Presente. Comino Domenico. Presente. Di Santo Maria Concetta. Presente. Di Pietro Gerardo. Presente. Caputo Fiorella. Presente. Di Pietro Rosario Marino. Ciccone Franco. Invelli Enrico. Assente. La seduta carta deliberata. La seduta aperta e carta deliberata. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, salutiamo i presenti pochi come al solito, salutiamo soprattutto coloro che seguiranno dei lavori di questo consiglio in diretta o in streaming, e quindi salutiamo i nostri immigrati e tutti i cittadini che saranno solo in ascolto oppure che l'aspetteranno successivamente. Ho chiesto, come avete visto, di anticipare l'inizio del lavoro del consiglio perché era difficile conciliare poi degli orari di lavoro dei consiglieri, ma anche perché il segretario era impegnato e quindi abbiamo la necessità di iniziare. Passiamo alla lettura del primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, e come al solito, se siete d'accordo, diamo per detto i verbali, e se non ci sono obiezioni, passiamo direttamente alla prossima. Chi è favorevole? Grazie alla mano, tutti i favorevoli, per gli stessi motivi per cui abbiamo anticipato i lavori del Consiglio, voglio proseguire oltre, metto la votazione e la comunicazione dell'ordine del giorno per consentire di esaminare e deliberare sugli ordini del giorno, sugli argomenti che sono di più urgenti, e poi magari lasciare nella seconda fase quelli meno urgenti, per cui propongo di cambiare l'ordine del giorno nel modo seguente: approvazione del. Note di aggiornamento. Vogliamo prima sulla nota di aggiornamento al DUP, al documento di unico di programmazione semplificato, che diventa il numero 2. L'approvazione del programma di preventicare è prioritaria con la dichiarazione del parte integrante. Al bilancio di previsione quindi terzo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione del programma per l'affidamento di incarichi e poi l'approvazione del bilancio, che diventano quindi rispettivamente il secondo, il terzo e il quarto, e poi passiamo, quindi più che anticipare processo. Ma non è il processo, non è. Eccoci qua. Quello anticipare, direi di posticipare alla fine il secondo e il quarto punto. Secondo, quarto e quinto punto dell'ordine del giorno. Che è la stessa cosa, quindi sì. Allora.
non per aggiornamento, ma come di programmazione semplificato, se andiamo allora giochiamo su questa cosa, su questa cosa. Sì, è favorevole. Secondo punto è il nodo di aggiornamento del DUPS. Sostanzialmente il DUP, come sapete, abbiamo approvato nell'ultimo consiglio e c'è stata la necessità di apportare delle modifiche in previsione della prospettiva del bilancio perché per tenere conto di alcune variazioni sottolineate in sostanza dopo l'espletamento del concorso per le strutture contabili si è dovuto prendere appunto gli stipendi per la persona che è stata assunta e poi perché si è dovuto il programma di denaro pubblico ha subito una variazione perché abbiamo dovuto tenere conto di questa entrata straordinaria in conto capitale di 1.360.000 euro la sistemazione, la strutturazione dell'edificio scolastico e quindi è stato necessario apportare queste modifiche per poter poi vincere il bilancio di crisi. Quindi se non ci sono domande, passiamo alla votazione. È favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Non astenuto. Passiamo alla. Sì. Votiamo anche per l'immediata esecutività. È favorevole all'immediata esecutività. Alzi la mano. Astenuti. Un astenuto. Poi approvazione del programma per l'attività di impegnati con l'approvazione autonoma per l'anno 2024. Anche questo è un atto integrante del bilancio. E bisogna prevedere quindi questo piano che è determinato le risorse necessarie, come al solito abbiamo limitato al massimo le risorse disponibili, però bisogna comunque prevederle e abbiamo previsto sostanzialmente 1.000 euro per ciascun settore per fare legali su certi congressi eccetera di 1.000 euro per il settore amministrativo. Si può iniziare 1.000 euro per il pareggio legale su certi congressi in materie specialistiche e 1.000 euro sempre sul legale e su certi congressi in materie specialistiche del settore tecnico. Naturalmente poi se ci saranno necessarie ulteriori risorse bisognerà portare delle variazioni di bilancio così come per quanto riguarda le spese di progettazione eccetera, queste poi cadono sulla risorsa. Sì, nel quadro economico. Nel quadro economico rispettivo, cioè questo è soltanto di vari tecnici e per le carriere legali sostanzialmente. Se non ci sono domande, passiamo alla valutazione. E il favore della mano.
Chi si astiene alza la mano. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole alza la mano. Chi si astiene alza la mano. Un astenuto. È approvato. Approvazione. Passiamo al punto del giorno successivo, che è approvazione bilancio di previsione 2024-2026. Allora, il bilancio di previsione, come sapete, l'atto di programmazione economica più importante del Consiglio, del Comune, ed è il documento nel quale vengono previste le entrate e le spese, e quindi l'ambito entro il quale ci si può muovere. Le spese sono naturalmente, le entrate sono naturalmente da accertare, quindi poi si concretizzeranno soltanto quando poi sarà eseguito, quando si passerà la fase di accertamento, e quindi in questa fase soltanto una previsione. Abbiamo qui. Io, siccome questi documenti contabili sono scritti in caratteri estremamente piccoli che non riesco a leggere, ma sostanzialmente mi sono fatto un appunto con le voci più importanti, poi se c'è qualcuno che vuole un approfondimento, chiede qualcosa, comprendere approfonditamente qualche punto, c'è la dottoressa che è responsabile del settore finanziario, qui si può fare. Ci sono qualche volta perché è una lista un po' più appunto che la mia. Allora, naturalmente abbiamo il bilancio, è stato approvato in Giunta dalla Giunta Comunale nel mese di febbraio, nel scorso febbraio. Al bilancio ci sono legate tutte gli atti propedeutici, a cominciare dal piano generale delle opere pubbliche, canone unico della scrittura. Se vuoi ti faccio vedere così. Poi ci sono. Questa qua è il canone unico per la conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale. Ah, patrimoniale. Particolareggiato. Le tariffe a domanda individuale, mensa, trasporti, lande remotive, aliquote IMU, tali, tariffe tali, quando sono stato approvato il piano tariffario 2022-2025 approvato dall'APO, e il bilancio ha anche misure il parere favorevole della previsione dei conti e il parere favorevole del forum giovanile. Il bilancio è in equilibrio per quanto riguarda le entrate, vi fornisco i dati principali. Quindi per quanto riguarda le entrate, i tributi, entrate tributarie sono 1.196.504 euro, sono previsti. Trasferimenti dallo Stato, da Regione e quant'altro, 222.750 euro. Extra tributarie,
derivanti da fitti, caterma, rete primaria, fitti da terreni agricoli e quant'altro, sono 283.446. Entrate in conto capitale per il 2024 sono viste 2.328.380 euro per il momento. Per quanto riguarda le spese correnti sono 1.689.407 euro e il conto capitale sono 2.496.880 euro. Il l'ente non è strutturalmente deficitario e questo diciamo sono di ciò nonostante nonostante diciamo, questi numeri non potete essere che si hanno da noi uno di ultimi risorse disponibili sono con queste risorse non riusciamo a malapena a garantire i servizi essenziali. Quindi diciamo in una condizione di estremo difficoltà dal punto di vista economico, non abbiamo ancora capito bene come si fa a identificare i banchi, però qualcun altro a capire come fare a dividere, non siamo riusciti a capire come si fa a moltiplicare. In ogni caso, questo è, se ci sono delle domande, siamo qua, se no, altrimenti passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'approvazione del bilancio? Chi si astiene? Un astenuto? Immediata eseguibilità? Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Chi si astiene? Un astenuto? Nessun contrario. Il bilancio è approvato. Adesso passiamo alla quindi abbiamo esaurito i punti che sono stati anticipati, quindi passiamo al processo unilaterale comunque della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di energia comunale. Si tratta soltanto di una presa d'atto perché il comune sta avanti con cui in passato avevamo stipulato questa convenzione, ci ha chiesto di recedere e quindi noi prendiamo atto di questa cosa e possiamo interessare anche un altro. Quindi chi è favorevole della presa d'atto, alzi la mano. Tutti favorevoli, nessuno astenuto, nessun voto contrario. La proposta è approvata. Passiamo alla votazione delle migliaia di seguità, chi è favorevole delle migliaia di seguità, alzi la mano. Tutti favorevoli. La deliberazione è immediatamente eseguibile. Va bene, processo, approvazione. Adesso ci sarebbe l'attuazione del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Monte dei Cattis. Passiamo all'esame di questo regolamento che è stato presentato dalla Commissione, è stato un lavoro faticoso perché fino era iniziato, era una delle prime cose su cui abbiamo iniziato a lavorare, poi purtroppo è intervenuto il Covid, si sono interrotti i lavori, ci sono stati altri regolamenti che erano più urgenti e devono essere adottati. Alla fine si è pervenuti fino
questo regolamento che è importantissimo e di cui il comune di Monte era subito a la prossima sono e letto l'articolato che magari qualcuno mi darà il cambio sono soltanto in tre parti. Allora, articolo primo, disposizioni preliminari, capo primo, disposizioni preliminari, oggetto del regolamento. Il regolamento, il presente regolamento adottato rispetto alla legge del Consiglio Comunale, disciplina l'organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento e il pieno, consapevole e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri in continuità delle proprie funzioni e dei propri da propri poteri. Vi ricordo che la proposta, questa è soltanto una proposta che viene dalla Commissione, per cui è il Consiglio, cioè in questo momento che poi si decide se bisogna portare il bambino o se bisogna apportare delle modifiche. E dei programmi di poteri di comunità quando visto al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio Comunale. Articolo 2. In data in carica dei consiglieri di durata. All'atto della programmazione, i consiglieri eletti, i candidati con le elette consiglieri comunali, entrano immediatamente in carica, ovvero in caso di sottrazione non appena adottata la relativa deliberazione. Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo che è intervenuta la formale degli eletti ai sensi di legge, dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo. Il Consiglio adotta solo gli atti urgenti e improrogabili. L'elezione, il numero e la posizione civile dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità del cadente, sono regolate dalla legge. Oltre che nei casi previsti dalla legge. Dottoressa. Oh, abbiamo finito con gli argomenti di ordine finanziario. Grazie mille. Oltre che nei casi di strategici, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, siano esse ordinarie, straordinarie o altri. La decadenza pronunciata dal Consiglio nei stessi termini o degli altri previste dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità articolo 69 del testo unico del 2. Articolo 3. Prima non anzi dopo le elezioni e linee programmatiche di governo. La prima donanza dopo l'elezione è convenuta e presunto dal sindaco, secondo quanto previsto l'articolo 9 dello Statuto Comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla proclamazione dei consigli. Prima di deliberare su qualsiasi altro progetto, l'Assemblea provvede alla convocazione degli eletti del sindaco. La seduta procede con il giuramento del sindaco. La comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta delle eventuali leggi, C. La presa d'atto della costituzione dei gruppi e dei nominativi dei capigruppo considerati, D. Eventuale costituzione e nomina delle commissioni comunali permanenti, eccetto l'articolo 10 del statuto. E poi la elezione delle commissioni elettorali comunale e la trattazione di
gli altri individuati come in questo direttore. E viene programmare l'azione del dovere di governo e rende sul diritto al sindaco per l'operazione degli assessori e delle commissioni comunali per i rispettivi settori di competenza, ovvero qualora non costituite dai capigruppo consigliari convocati dal sindaco in apposito incontro, esse sono presentate al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla convocazione degli eletti, previa deliberazione della giunta comunale di stesura definitiva del testo da sottoporre al Consiglio Comunale e previo deposito di esso per almeno 10 giorni presso la segreteria comunale per la presa di sede ed esame da parte dei consiglieri comunali interessati. Le linee programmatiche di mandato sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati con unica votazione per appello nominale o per alzata di mano. La medesima procedura sarà applicata qualora si rendono necessari aggiornamenti sostanziali all'azione di governo, inizialmente definita ed attuata. A tal fine, fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consigliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo e il programma amministrativo possono essere proposte per verifica consigliare straordinaria con la richiesta almeno la metà dei consiglieri assegnati. Con apposito documento scritto, contenente la descrizione analitica delle motivazioni, oltre che dei nuovi programmi, da depositarsi presso il Consiglio Comunale, almeno per 10 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale. Capo 2. Delle convocazioni. Articolo 4. Luogo delle adunanze. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo Municipale. Quando ricorrono particolari motivi, il sindaco può riunirsi il Consiglio Comunale in un diverso luogo, dando le notizie alla cittadinanza che gli hanno pubblicato. Le sedute del Consiglio Comunale possono tenersi anche in videoconferenza, secondo l'apposita disciplina prevista dal presente regolamento. In tal caso, il Consiglio Comunale si assume svolto nella sede comunale. Nel giorno di seduta sarà esposta nel Palazzo Comunale la bandiera nazionale, cosa che normalmente avviene, è sempre esposto, però la legge prevede questo, quindi il regolamento lo decide. Articolo 5. Sessioni consigliari. Il Consiglio Comunale si riunisce in assemblea ordinaria, straordinaria o, qualora ne ricorrono le motivazioni, in via d'urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto Comunale. Alla fine della convocazione sono ordinarie le sedute delle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e delle linee programmatiche di mandato. Il Consiglio Comunale può riunirsi per determinazione del sindaco, per deliberazione della giunta municipale, per domanda di almeno un quinto dei consiglieri in carica, ai sensi dell'articolo 39,2 del testo unico in vigore. Nel caso in cui la lettera C, la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e degli oggetti della convocazione che devono rientrare negli atti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico. E gli eventuali motivi di urgenza, nonché dovrà contenere la proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dall'articolo 49 del TUR, che saranno acquisiti a cura del responsabile amministrativo che le cura l'istruttorio. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione del giorno comunale con le lettera B, ove è avvenuta la richiesta di cui era il 5. Articolo 6. Ordine del giorno della donanza. L'ordine del giorno della donanza del Consiglio Comunale è compilato dal sindaco. Le interrogazioni, interpellanze e le mozioni, senza l'articolo 14 dello Statuto Comunale, sono discusse alla fine in ciascuna seduta consigliare, salvo l'inversione dei punti dell'ordine del giorno deciso dall'Assemblea con apposita votazione. Le interrogazioni e interpellanze, qualora più di una,
sono trattate in un unico punto all'ordine del giorno, mentre l'oggetto rispettivamente interrogazione consigliare e interpellanza consigliare. Le mozioni devono essere riportate, i propri i pareri fisici dei responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49. Ciascun intervento non deve superare il termine di cui al successivo articolo 33. Non possono in ogni caso occupare un tempo superiore come si venga lunga, per cui qualora le porre lunga e non sono state trattate tutte le interrogazioni, interpellanze, mozioni pervenute a solo poco, quale non, quelle non trattate vengono inviate all'Assemblea alla successiva seduta consigliare, secondo quanto disciplinato dall'articolo 42 del presente regolamento. All'ordine del giorno, già diramato, possono essere quindi altri argomenti, fermo restando l'osservanza delle modalità di quelli e dei termini di quella successiva articolo 8. Articolo 7. Avvisi di convocazione monografica in modalità di notifica. La convocazione del consiglio comunale deve essere fatta dal sindaco mediante avvisi, questo è quello che è un innovativo, diciamo, attraverso avvisi scritti da notificare a mezzo dei messi al domicilio eletto nell'ambito del territorio comunale ciascun consigliere comunale, oppure consegnata a mezzo PEC al domicilio digitale di ciascun consigliere. Questo per evitare cose che è venuto in passato, vada la sede consigliere, è assente e quindi poi non si può ottenere il consiglio perché allora in quel caso una notifica di PEC risulta che è stato notificato nei tempi in modi corretti. La consegna deve risultare da ricevuta PEC con indicazione del giorno e del luogo della consegna. Il domicilio digitale del consigliere equivale al domicilio eletto nell'ambito del territorio comunale. I consiglieri hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio di segreteria comunale il domicilio fisico eletto nell'ambito del territorio comunale e l'indirizzo digitale PEC, al quale potranno essere spediti gli avvisi di convocazione e qualora i consiglieri siano inadempienti verrà utilizzata la mail istituzionale scritta dal comune per ciascun consigliere. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni, altrimenti ciò nel luogo della convocazione indicando la ricorrenza sia della prima che della seconda convocazione. La menzione dell'urgenza, come ricordo il caso, l'elenco degli argomenti da trattare, tanto la precedenza degli argomenti da trattare in seduta pubblica e solo alla fine quelli da trattare in seduta segreta, non senza averne fatta esplicita menzione. Quindi nell'ordine del giorno si anche indicarsi un argomento che è per essere trattato in seduta segreta, che in quel caso deve essere posto alla fine della. La data e la firma del sindaco o di chi ne fa luce. La copia della convocazione della sessione del Consiglio Comunale deve essere pubblicata all'albo delle note almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima domanda, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini. Il sindaco provvede ad aperti la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante adeguata pubblicizzazione della legge. Articolo 8. Termini per la notifica degli avvisi di convocazione. In caso di seduta, questo è più importante che sono verificate anche su questo delle discussioni, delle polemiche, delle discussioni, di più, ma in caso di seduta ordinaria, la crisi di convocazione deve essere inviata al Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta, 3 giorni prima delle sedute straordinarie. Un giorno prima delle sedute urgenti, così come previsto dall'articolo 8. Ai fini del computo del giorno, vale il principio dies a quo non computante, dies ad quem computante.
cioè il giorno da cui si inizia a formare l'Europa non deve essere conteggiato, invece il giorno del Consiglio deve essere conteggiato. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso può essere consegnato fino a 24 ore prima dell'orario fissato per la seduta. Una seduta consiliare è considerata in seconda convocazione quando succede alla precedente resa nulla per mancanza del numero legale. Questo significa se adesso per un evento qualsiasi interrompessimo una seduta e abbiamo ancora dei punti da deliberare, non possiamo trattare di seconda convocazione, ma dobbiamo riconvocare una nuova seduta. Viceversa, poi successivamente verrà spiegato, una seduta può essere ripetuta e rinviata al giorno precedente in prosecuzione. Una seduta consiliare è considerata in seconda convocazione. Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto comunale, la seduta di seconda convocazione può tenersi due giorni dopo la prima convocazione. I due giorni sono computati secondo il criterio previsto al comma 2 del presente articolo, cioè il primo, la seconda e l'ultimo, sì. In sostanza, oggi la seconda convocazione potrebbe essere una sabato. In sostanza, perché avrebbe comunicato domani. Due giorni, può essere domenica. Lo dite così. Venerdì e sabato, due giorni. Il giorno... Oggi. Ah, sì, no, no. Sabato. No, perché... Sabato. Se noi facciamo il piatto, le volte. Venerdì e sabato. No. È così. Deposito, articolo 9, deposito e consultazione di atti. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale 24 ore prima dell'avanza, ad eccezione dei casi previsti dal regolamento di contabilità. Chiaramente il bilancio, potrebbe essere di una i consiglieri hanno facoltà di prendere misure durante le ore d'ufficio di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato senza di che lo stesso non può essere sottoposto a votazione. L'obbligo del deposito può essere assolto con invio telematico della proposta di deliberazione, unita per l'invio per i diretti circondabili e dei relativi allegati e tenere come sottolineato. Residenza del seduta. Salvo l'eccezione di questa legge, il Consiglio Comunale risulta sindaco. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la residenza spetta al vice sindaco. Qualora manchi il vice sindaco, la residenza spetta al consigliere anziano. Il consigliere anziano è consigliere anziano che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e a parità di voti più anziano dell'età. Articolo 11. Attribuzione del sindaco presidente. Le attribuzioni del presidente del consiglio sono esercitate nel rispetto di questo, di quanto disciplinato il presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo, difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente del Consiglio apre e chiude le domande del Consiglio, dirige i lavori del Consiglio, precisi i termini delle questioni nelle quali si discute e si vota, concede la facoltà di parlare, indice le votazioni nel programma il risultato, mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio, osservare le norme di legge e di regolamento. Il Presidente del Consiglio può dichiarare uno o più sospensione temporanea e di breve durata della seduta, o rinviare il prosieguo al giorno successivo. In quest'ultimo caso, occorre che il Consiglio si esprima con una votazione a maggioranza semplice dei presenti.
le valutazioni. Io ce la voglio dire, cioè, per cortesia, parlo a passare la parola, vediamo le commissioni. Non sarebbe il caso, dice lei. Vediamo le circostanze. Non sarebbe il caso di darlo pure per lei, visto che è stato. È stata qui, però. Per chi ha ascoltato il consiglio. Trova dopo la legata alla libera se uno ha interesse. Pensa, diciamo, questa è una proposta che faccio, diciamo, non lo so. Se no. Sì, sì. Se vogliamo per letto, no? Non vuole. No, per letto. Se consigli qualcosa. Sì, non c'è nessuno. Se non mi a leggere, però voglio dire, visto che sono 51 articoli, dopo che vengono 25, non lo troveranno legato alla libera che viene pubblicata. È stata a disposizione. Sì. Posso mettere la votazione, da per letto. O basta arrivare. No, è una commissione. Allora, la commissione per me, quello che ha proposto la no, ma però vedete no, probabilmente il momento più importante per il comune, però cioè, sì, potete andare per letto ovviamente. Ma io solo. No, ma io non posso dire decidere il consiglio. Però arrivo a metà dell'uomo io per provare, perché? Allora, non per provare. Acqua? Acqua. Ok. No, ma allora. Lo potete dare per lei comunque, sai? Sì, no. Eh? Aspetta, per lei. Ah, ma un paio di punti di portavoce. Questo è quello che c'è. No, io qui. Questo è quello che c'è. Aspetta. Sì. È fatta da magia, no, non c'è l'acqua, l'acqua. L'acqua. Come fa a farla per l'acqua? Ha provato la ricorda. C'è l'acqua, sì. Qui è... Vabbè. No, dico, diciamo la continua legge. No, ma poi potete andare per letto, se non vedo pure i punti più importanti. No, vabbè. No, questa è una cosa importante, quindi tu è il segretario, penso, diciamo, non... Se non vedo, non vedo, sei d'accordo, diciamo soltanto qualche punto per chi ascolta. No, penso che la cosa importante, credo, diciamo così, è il discorso pure delle commissioni e la conferenza dei capigruppo, no? La conferenza dei capigruppo, sì. E quindi questo, diciamo, è un, come dire, è una, non un'aggiunta, diciamo, è una, un adeguamento alla normativa, no? Quindi, che, sì. Che mancava, diciamo. Per questo aspetto, se si dà poco, allora, diciamo soltanto qualche... diamo conto soltanto di qualche variazione significativa rispetto a ciò che è stato rimesso, quindi precisazione significativa. Sostanzialmente, c'è la costruzione di gruppi consigliari, il gruppo può essere possibilmente non solo consigliere, i singoli gruppi devono comunicare se la regolare non è il capo gruppo la prima riunione del consiglio ne ho detto e poi successivamente se c'è una scomposizione dei gruppi che comunque comunicare al segretario sempre il nome del gruppo e i capi gruppo e questo è importante perché e dei nuovi capi gruppo. Questo è importante perché il discorso sui gruppi consigliari è legato sia alla conferenza dei capigruppo a cui
i capigruppo non sono chiamati a partecipare ed è normata sia l'opposizione, quindi ogni chiaramente la conferenza di capigruppo partecipare ogni capigruppo, quindi il singolo dei capelli sono i capigruppi, i segretari dei capelli che sono i capigruppo e dove possono essere dei capelli per convocarli. Ma è importante sapere, conoscere la composizione dei gruppi, perché anche per quanto riguarda la composizione delle commissioni, le commissioni, almeno le quattro principali, alle commissioni hanno diritto di avere un rappresentante, ogni gruppo ha diritto a uno. La cosa importante è che però ogni rappresentante, il voto di ogni rappresentante è computato in base al peso del componente gruppo. Cioè se un gruppo è costituito da quattro consiglieri, quanti rappresentanti di quel gruppo in una commissione è chiamato a votare, solo un voto vale quattro. Così come se si formano un gruppo con una persona, il suo voto vale uno. E quindi poi l'esito della votazione viene computato appunto tenendo conto del peso di ciascun gruppo. Inoltre, per quanto riguarda le commissioni, c'è un altro aspetto ed è importante, che è questo, che la mancata costituzione della commissione, no? No, quindi è importante, no, nel caso in cui, siccome i capigruppi si formano nel momento in cui i gruppi si formano nel momento in cui viene nella prima seduta del Consiglio Comunale e poi successivamente comunicata la reazione dei gruppi e viene designata al capogruppo, rappresentando in commissione, sì. Senza voti. Sì, sì, viene comunicato. Il mio gruppo è il signor Tizio. Può accadere che uno si assente, oppure in quel momento il gruppo non si è quello riunito, non ha deciso, eccetera, o può non dire nel qualsiasi momento anche successivo, basta comunicarla al segretario, al segretario, al sindaco, al nome del sindaco, sì. O chi di dovere possa convocarli. Quindi può comporare così la richiesta, abbiamo recepito la lettera, avevamo previsto una lettera scorsa in Consiglio Comunale, l'abbiamo presentata. Per cui c'è stata tutta una battaglia perché qualcuno veniva escluso dalle commissioni, abbiamo modificato il regolamento per consentire a chiunque di partecipare, salvo poi nessuno ha mai partecipato, né visto. Eventuali spazi per i gruppi, eventuali spazi dici per i gruppi, stanze per i gruppi. Questa è funzionamento. Tra l'altro, già previsto. È previsto. Lo so tutto. I gruppi saranno più disponibili da questo. La fisica è una cosa prevedete tutti, sono... No, è una persona che sono delle stanze dedicate ai gruppi, il gap minimo di organizzazione. Ma basta dietro, non penso che non ci sarà mai nessun sindaco che venga a riunirsi in Consiglio Comunale, c'è la sede del forum. Quello dice una cosa stabile. Stanze di gruppi, sono... Non si vorrebbe, oppure è quello che tu spieghi. No, poi per la venuta... No, non possiamo pure ragionare. Non ci sia questa cosa. No, questa cosa non c'è. Allora, in regola dei comuni... Non è che è un comune. Si dovrebbe prendere... Non per fare... Ah, devi dire quando stai in posizione. No, non per fare...
sempre aumentare quello. Normalmente si prevede una stanza appositamente dedicata esclusivamente per i consiglieri con la linea con computer e la linea telefonica collegata a internet. Solo una stanza, diciamo, può essere qualsiasi stanza, cioè dovrebbe essere una stanza attrezzata. Sei troppo pretenzioso. Non sia necessario, voglio dire. Effettivamente. Se non ci trovate, perché ci sono cose che non dovrebbe essere già fisso nello statuto. Però non è che la situazione nello statuto non si è benissimo. Così fanno una richiesta di rassegnata che stiamo parlando del comune. Può essere poi successiva, sì. Però nello statuto è benissimo. Il regolamento è stato il funzionamento, non si può fare sempre anche una richiesta di assegnazione. Posso pure aggiungere una frase, se il consiglio è d'accordo, posso aggiungere una frase che dice il capigruppo, posso chiedere Il nome della convenzione, c'è verso una cosa degli spazi per l'attività, dello spazio del comune. Io ripeto, non è indispensabile, però dobbiamo vedere un attimo lì in quale articolo vengono questa è la posizione. La proposta di emendamento, ah, vendiamo quella l'articolo, perché questa stanza ha oppure si fa come un emendamento proprio per renderlo proprio stabile, però normalmente dovrebbe essere anche dotato di attrezzature, sì, perché la stanza si trova, ce ne sono di stanze, teoricamente dovrebbe essere una stanza chiusa dove solo i consiglieri possono teoricamente, che potrebbe nascere anche il discorso che qualche consigliere in alcuni casi può avere anche l'accesso al protocollo dell'ente. Questo c'è previsto l'accesso al protocollo. Sì, perciò però, però in questo momento dovrebbe andare, non so, servizi del computer di un funzionario, che quindi quello giustifica. Deve essere un computer dedicato che quello giustifica. Non è messo per organizzare un protocollo di gruppo di gruppi consigliari, non in termini di lavoro, sostanzialmente. Questo è per organizzare il gruppo il lavoro all'interno dei gruppi, però può essere una buona idea, cioè, perché però deve essere seduta costante, se c'è nella struttura una stanza che può essere usata dai consiglieri, magari probabilmente scrive una lettera, no? Sennò il consiglio. Ma anche il collegamento al protocollo online. Non interessa un accesso generalizzato. Ma adesso fare la scheda, l'accesso dei consiglieri ormai. Però non solo la schermata. Le schermate, sì. È un modo che poi vediamo quale articolo possiamo fare. L'emendamento, lo porti consiglio, il prossimo consiglio lo portiamo. Lo portiamo. 20 giorni prima. Almeno 20 giorni prima. Quindi mando il consiglio alla fine del mese proprio della lettera. La vedranno.
rispetto a un gruppo. Va bene. C'è questa cosa, poi mi si fa vedere quello che mi dico. Guarda, va bene. Grazie. Se non ci stanno, se non ci sono osservazioni, altre passiamo alla votazione direttamente. Prima l'estate, chiaramente, forse ci bisogna emendare la cosa, comunque, o emendare, scriviamo così, ma la volta ultimamente senza altra attenzione così di una. Prima di consigliere, guardano, non si hanno pochi consigli, cioè, qui si hanno pochi consigli adesso. Vuoi mettere due altre cose che si faccia? Qualcosa che succeda. Vabbè, vogliamo passare la votazione a lunga? Sì. Chi è favorevole? Alza la mano. Sento se respire, alza la mano. Chi è contrario? Nessun contrario. Regolamento approvato. Abbiamo anche per l'immediata esecutività, così già la prossima consiglio può essere applicato. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Alza la mano. Che è contrario, che si astiene, alzi la mano, nessun contrario, un astenuto, il consiglio approva. Parliamo, ci siamo all'ultimo, punto all'ordine del giorno, è l'approvazione, punto 7, approvazione del progetto di rifiuto del tratto campano della ciclovia della Corte Sudice. Il fatto secondo da Caposena al lago di Ponza della Campania. Si tratta di un progetto che viene attuato in italiano sostanzialmente al piano urbanistico che c'è nel programma di applicazione, e che è relativo a una ciclovia, la ciclovia della Corte Sudice, con il PNRR che interessa due regioni, forse tre regioni. Che è la ciclovia della Corte Sudice. È una ciclovia che parte da Caposina, e arriva a Santa Maria di Erba. Voi sicuramente avete visto, se una domenica avete visitato la città di Solomoncina, tantissimi ciclisti la percorrono con grave pericolo per loro, in comunità e per la comunità. E gli automobilisti, quindi questa ciclovia secondo me è importantissima perché il ciclismo ha tantissimi appassionati, interessa tra le regioni e quindi sarà, siccome attraversa anche il nostro territorio, che porta a dire la via del percorso, si vede pochissimo perché una stampante a zero, però per chi è interessato è il tratto blu, tratto 2, ma il trono tratto adesso si fatto qua, tratto 2. Praticamente proveniente da proveniente da così, sarà più una. Il secondo tratto è la Teura al lago di Ponza, praticamente da Teura scende al suo passa per sotto il ponte di Giovannina, si mette sulla strada napoletana, la strada per Serbatiano, forse qua siete meglio, comunque la descrivo rapidamente, passa sotto il ponte di Giovannina, si mette sulla strada napoletana, scende sul ponte Ischia, subito dopo il ponte Ischia, non sale, se parliamo, la devia sulla destra per la cappella, e esce al ponte Sarta, praticamente, passa sotto quel ponte della galleria e arriva a Piano del Serramento. Piano del Serramento poi prosegue sulla circumlaquale del Lago di Ponza e prosegue. Questo è il secondo tratto.
credo che avremo dei benefici da questa quest'opera da un punto di vista, diciamo, turistico, perché vengono soprattutto le attività che stanno che gravano intorno alla, a quell'area, e avremo anche altri vantaggi, perché insieme alla ciclovia praticamente saranno anche, come dire, sistemate le strade, in particolare il ponte su Visca, quella che è stata chiusa, si va a perché era, a un certo punto si va in dubbio sulla sua stabilità, e quindi anche quella strada che passa dalla cappella sarà anche quella là aggiustata, che ci ha consentito di utilizzare adesso delle risorse che ho fatto invece che per aggiustare quella strada, quindi utilizzarle per destinarle a un'altra strada che proprio oggi abbiamo caricato sulla retta comune, che è la strada che da Capozzo praticamente sale su ai Caputi, che versa in diverse condizioni. Questo è, si tratta di un'azienda di professore urbanistico, che sono chiaramente previsti delle scuole, anche se piccole unità per consentire l'ampliamento della strada alla ciclovia. È stata pubblicata al proprietario nel mese di settembre per il tempo previsto per i 40 giorni, no? E non sono pervenute osservazioni, e quindi sostanzialmente è una che vada approvata. E questo è un altro elemento che potenzia la nostra offerta turistica del paese, sì, a fianco a questo sì, come dire, e anche le strutture recettive di accoglienza si rafforzassero nella maniera con cui sarebbe necessario che si rafforzasse. Questo è tutto, quindi se non ci sono osservazioni possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Tutti favorevoli? Il panorama. Allora, l'unanimità si approva. E con questo abbiamo finito. Proviamo anche l'immediata esecutività. Sì, tutti favorevoli. Solo due cose. Una è sicuramente avete visto l'avviso che è stato pubblicato anche sui social, che riguarda questo evento del 13 aprile prossimo, e si tratta di un evento che si inserisce, anzi il primo, in senso assoluto a livello nazionale, perché sono stati scelti per ogni regione due cammini religiosi, inserisce il discorso della via della fede di San Pio, che è l'associazione di comuni di cui molto è partecipe, e molto è partecipe grazie alla beata Maria Gagani, che è stata, come sapete, figlia spirituale di Padre Pio, e è la prima ad essere che si assurda agli onori degli altari. Questa associazione di 10 comuni in cui esiste un convento in cui il padre Lidio è stato ospitato, e in provincia di Avellino questi sono convento e questo di Gesualdo, e molto, quindi i comuni che appartengono a questa associazione sono 15, tra questi c'è San Giovanni Rotondo, Vercini, Sernia, Benevento, Portogallo, Napoli e qualcosa.
è un'associazione che è stata riconosciuta dal Ministero del Turismo. E questo legamento della rete religiosa del Ministero del Turismo, e quindi questo ci consente, consente a Murra di avere dei privilegi, perché avrà la possibilità di accedere, adesso sono stati stanziati altri 15 milioni in Ministero del Turismo, questo è altri 15 milioni di euro, avrà potrà accedere delle finanziamenti, per esempio per quanto riguarda il decoro urbano, per quanto riguarda sia pubblici che privati, che anche i privati per adeguare l'offerta, come dire, l'accoglienza e quant'altro. E quindi è inutile nascondere l'importanza, siccome avrà un risalto anche sui media nazionali e sotto l'osservazione del Ministero del Turismo, chiedo a tutti della massima collaborazione perché questo evento riesca nell'interesse della comunità tutta, e chiedo a ognuno di voi di adoperarsi, di fare in modo che di fare terra finita come in genere si motiva a fare. Questo è tutto. Poi un'altra cosa che volevo dire è che naturalmente tra qualche giorno è Pasqua e voglio augurare a tutti voi una buona Pasqua, buona Pasqua a voi, che ci ascolti, a tutti i morbesi che ci seguono, che hanno seguito questa diretta e che sono lontani da Murra con le loro famiglie a come dire, cioè, fanno onore a questo paese con il loro lavoro e con il loro lavoro. Buona Pasqua e che sia una Pasqua di speranza, di serenità e di speranza e di pace per tutti voi, tutti noi e il mondo intero. Grazie.